Allora ragazzi, benvenuti nel canale. Sono venuto nella piara più in alto che ho e devo dire che le api, selezione fatta da noi in azienda, sono le più avanti. Quassù siamo a circa 800 metri e volevo semplicemente farvi vedere la situazione delle api quassù. Guardate il telaio di covata, bello, compatto. E qui il trattamento che ho fatto in estate, è stato autunno diciamo così, ho usato timolo e apistan, alla faccia di chi dice che l'apistan non funziona. L'apistan funziona se viene usato correttamente, altrimenti no. Ma questo vale un po' con tutti i tipi di trattamento. Adesso appoggio questo telaio. Sono in un raro momento in cui non tira vento, quindi proprio sto aprendo insieme a voi. Ok? Ero venuto a vedere la situazione perché giù a valle le api sono più indietro, se a vederle così rispetto a queste qua. Qui le api hanno covato bene, addirittura c'è forse un cupolino, un abbozzo di cupolino qui. Quindi sono a bozza di cupolino senza uova, premetto, perché qui abbiamo lavorato, come potete vedere, molto sulla tenuta del favo e sulla docilità abbiamo provato a lavorarci. Io uso sempre di DP lo stesso perché io mi fido. Sono comunque insetti e fanno quello che gli pare. La regina è questa qua. Io ora ho il monitor, non vedo molto bene qua così. Io le marco con l'uniposca e se n'è andato, è qui. Qua c'è un fuco, quindi direi sì che qui sono nettamente più avanti. Facciamo passare la settimana di freddo che mettono e poi dopo gli... come posso dire, iniziamo a portare sui melari. Tanto io lavoro con questi polistiroli, più comodi, mi spacco meno la schiena e il miele si fa lo stesso. E qua su sono rimasti anche più coi bentati. Sto lavorando senza fumo perché il bagaglio qua non si vuole accendere. Qui abbiamo un altro bel telaio di covata con della bella covata a fuco, tutto sano, tutto bello. Questa pierietto qui è qua per farmi mille fiori e castagno, e se c'è fortuna si fa anche la caccia. Si fa. Guardate qui, adesso vi mostro questo telaio. Guardate che bella deposizione, tutta a fuoco con tutte le larvettine dentro. Io non so se riuscite a vedere, ma questo è quanto. Sono molto soddisfatto. Adesso le richiudo un attimo perché poi si rialza il vento e il vento non è proprio il massimo dell'allegria, però direi che i trattamenti hanno sortito l'effetto desiderato. Ok, adesso mettiamo giù facendo molta attenzione. Io comunque gli do anche un po' di nutrizione perché prossima settimana mi mettono freddo, quindi le lascio tranquille. Considero che non possono volare, data la situazione hanno bisogno di cibo, quindi gli do un panetto di candito. Finito quello, dopo passo direttamente a mettere sul melario e vedere, porterò su una bilancia visto che adesso qui il telefono prende e ne approfitto. Candito naturalmente
di Dolby Nectar, che anche questo ha aiutato ad avere covate compatte e stabili. E se ne volete sapere di più, scrivetelo nei commenti e io proseguo con questo breve controllo. Ok, il video non nasce per la necessità di mostrare tecniche o quant'altro, quelle le vedremo un po' più avanti, ma era semplicemente per fare con voi il punto della situazione sugli appiari di montagna, che nelle ultime stagioni secondo me sono più vigorosi, più belli rispetto agli appiari di in fondo alle valli. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Grazie mille, ciao a tutti.